vuol dire prima di Gesù e dopo di Cristo. Noi siamo nell'anno 2024 dopo Cristo. Noi calcoliamo gli anni dalla nascita di Gesù Cristo. Lui è la persona più importante della storia umana. È venuto nel mondo non soltanto per parlarci di Dio, non soltanto per donarci il paradiso, è venuto nel mondo per donarci il suo sogno. Per favore guardatemi, perché ora vi sto per trasmettere il sogno di Gesù. Per questo sogno lui è venuto qui, per questo sogno è vissuto, per questo sogno è morto ed è risorto. Lui è venuto per cambiare il mondo. Con Gesù è cominciata una nuova storia, un nuovo modo di essere persone. L'uomo nuovo, la donna nuova. E voi avete sperimentato in questo campo cosa significa essere uomini e donne nuove. E avete cominciato a sentire questa gioia, questa forza. E il sogno di Gesù può essere riassunto in una preghiera che lui ha fatto a Dio, suo Padre e nostro Padre. Prima di morire ha detto queste parole, tre parole, che sono il suo sogno, che oggi può diventare il vostro sogno. Sono quattro, ho sbagliato a contare. Che tutti siano uno. Ripetiamo. Che tutti siano uno. Di nuovo. Che tutti siano uno. Ecco il sogno. L'unità. Che non vuol dire che siamo tutti dello stesso colore della pelle, della stessa razza, della stessa religione, della stessa nazione. No. Siamo diversi, ma siamo uno. E noi qui abbiamo sperimentato al campo che è possibile essere diversi ed essere uno. Facciamo di nuovo l'esempio di me e Walter. Io sono un prete cattolico. Lui è un predicatore evangelico. Siamo cristiani di chiese diverse. E vedete come siamo uno. Questo è il sogno di Gesù. Ragazzi, Gesù ha bisogno di persone che credano con lui in questo sogno. E se ci credete, può diventare realtà. Gli apostoli che Gesù ha chiamato erano persone diverse. Alcuni erano pescatori, altri erano figli di sacerdoti acculturati, alcuni erano rivoluzionari che volevano scacciare i romani, altri erano esattori delle tasse che collaboravano con i romani. Eppure sono uno. In seminario siete tutti uguali, eppure siete chiamati ad essere uno. Allora perché esiste la Chiesa? La Chiesa esiste per dimostrare al mondo che è possibile vivere in modo diverso, che è possibile non fare la guerra, che è possibile dialogare, che è possibile risolvere i conflitti in un modo diverso che diventare nemici. Ecco, basta uno di noi oggi che dica il suo sì. E dica, di un'ora in poi, il sogno di Gesù di un mondo unito sarà il mio sogno. Il sogno di Gesù della fraternità universale, vuol dire tutti i fratelli, tutti, nessuno escluso, sarà il mio sogno. E allora oggi vi chiedo, Gesù vi chiede, adesso, quanti ne abbiamo oggi? 28 giugno 2024.
29. 28 o 29? 28. Alle ore? 17.54. Ore 17.54. Gesù, servendosi di me, ora, Gesù vivo qui in mezzo a noi, ora ti sta chiedendo: alza la mano se tu condividi il mio sogno, se anche tu vuoi sognare un mondo unito, se anche tu vuoi dare la tua vita per costruire l'unità, per costruire la fraternità universale. Ci stai con me, sì o no? Chi ci sta, alza la mano. Io mi aspettavo uno, poi siamo a 50, 60. Ricordatevi quest'ora, ricordatevi questo giorno. Io vorrei che ora nei gruppi ne parlaste. Ragazzi, questa è la seconda scelta che fate. La prima avete fatto il patto firmando la pietra, giusto? La seconda oggi avete alzato la mano. Avete detto sì, io sarò un costruttore di unità. Allora adesso vi spiego il metodo. Quelli che non hanno alzato la mano possono distrarsi un attimo, a loro non gli interessa. Ma quelli che hanno alzato la mano, Gesù vi dice: questo è il mio sogno. Ma Gesù non ci ha dato solo il sogno, ci ha dato anche il metodo per costruire l'unità. Ok? È un metodo molto preciso, perché lui non ha solo testimoniato con le parole, ma l'ha vissuto con la vita. Allora è fatto di 5 punti. Iniziare io per primo ad amare. Vi vedete? Iniziare io per primo ad amare. Questo è il primo punto. Molto spesso ci lamentiamo. Qui non ci si vuole bene. E qui non c'è l'unità, la gente sparra, c'è bullismo, c'è quello, c'è i gruppetti, è brutta la mia classe. Cosa ho fatto io? Ho preso i compleanni dei miei amici, me li sono segnati e io portavo la torta. Io ho cominciato io a far qualcosa io. Non aspettare, se sei un costruttore dell'unità, se sei uno che condivide il sogno di Gesù, non aspettare mai che l'altro faccia il primo passo. Fai tu il primo passo, vai tu verso l'altro, porta tu amore dove non c'è l'amore. E vedrai che molte volte basta poco e anche la persona che ti sembra più indifferente cambierà il cuore, perché noterai che Gesù ti aiuta. Allora, questa è la prima cosa. Amare per primo, amare per primo, questo è il metodo. Poi cosa viene fuori? Ecco, non farti tanti ragionamenti, ma no, non se lo meritano, sono cattivi, e chi me lo fa fare, e cosa mi viene dietro. Se cominci a fare tutti questi ragionamenti, non finisci più. Fallo e basta. Sei fatto per amare, mettiti la mano. Lì dove sei? E un giorno ti chiederanno: ma perché sei l'unico che saluti tutti? Ma perché mi aiuti? Un giorno, non potrei dirvelo, ieri Leonardo mi ha raccontato la sua storia di incontro con Gesù, quel bel ragazzo che all'età di 6 anni ha vita Walter. Bene, io non vi dico l'incontro con Gesù, ma io vi dico che un suo compagno, dopo 6 mesi che lui aveva incontrato Gesù, si avvicina e dice: Leo, ti vedo cambiato. Ti comporti in un modo diverso, guardi le persone in un modo diverso, ti rapporti in un modo diverso. Ecco, perché lui aveva cominciato ad amare. Secondo punto. Cercare sempre quello che unisce. Ripetiamo. Cercare sempre quello che unisce. Magari gli animatori se li segnino sui telefonini questi punti, perché noi magari non riusciamo a dialogarne durante un po' mentalmente. Allora, ragazzi, se io voglio provare qualcosa, vedi Guglielmo, con Guglielmo posso provare sempre, no? Perché lui
è montanaro, io sono un po' meno, non so, lui piace. Allora, primo punto, iniziare io per primo ad amare, e secondo, cercare sempre quello che unisce. Allora io potrei trovare sempre differenze con Guglielmo. Oppure posso trovare, cavolo, lui ha la stessa vocazione che ho io. Sarà un sacerdote, ha la passione per i ragazzi. Quante cose, dimmi cosa abbiamo in comune. Siamo quasi anche uguali. Condividiamo la stessa casa, l'interesse per la spiritualità, ci siamo conosciuti per quello, la passione per i ragazzi è spendersi con loro, ci piace mangiare bene, tutte e due. Vedete, abbiamo già trovato 5-6 cose in comune, no? Voi provate a fare questo con ogni persona. Non ci può essere una persona così diversa da voi che non abbiate almeno un punto in comune. Se non altro, siete tutti persone che desiderano essere amate, no? Siete tutti sul pianeta Terra che vogliamo rispettare. Non lo so, c'è sempre un punto in comune. Ah, quello è di destra e io sono di sinistra. Però magari siamo tutti e due impegnati in politica e ci vogliamo impegnare per la nostra città. È un punto in comune. Allora, se no, se voi fate così, ragazzi, ogni persona che incontrate, trovate un punto in comune. Quello è un altro religioso. Però anche lui prega come me. Anche lui cerca Dio come me. Quello è un ateo, io credo. Bene, ma anche lui ha dei valori come me, magari la solidarietà. Sempre c'è qualcosa in comune, sempre. Ok? Se fate questo, troverete, scoprirete delle cose belle. Allora, poi parliamo di quello che ci divide. Pensate che io vivo con uno juventino, ragazzi. Pensate che quanto amore che devo fare. Io che sono del Toro, sapete cosa significa per quelli che sono del Toro? La luna è proprio il pecchio che ci sia, no? Bene, infatti picchio tutti i giorni con il Juventino, no? Scherzo, no? Ebbene, vivo con Don Marco che è il Juventino. È proprio. Ma trovo talmente cose in comune con Don Marco che non mi interessa neanche più che il Juventino. Ecco, ragazzi, trovate sempre il punto in comune con tutti. Questo è il secondo punto. Terzo si chiama empatia. Adesso io vorrei chiedere, chi di voi sa cosa significa la parola empatia? Significa sapere cosa piace agli altri. Sapere cosa piace agli altri, altre spiegazioni. Vieni. Significa saper mettersi nei panni degli altri. Saper mettersi nei panni degli altri, che bello questo. E anche sapere cosa piace agli altri. A te piace vedere i cartoni, no? A me piace vedere altri film. Magari per farti contento vengo a vedere i cartoni con te. Faccio ancora una volta il gioco che piace a te. Tu sei triste. Io cerco di capire perché sei triste. Ti ascolto, sarò triste anch'io. Tu sei felice, non sono invidioso, ma dico perché sei così contento? Dai, che bello, raccontami. Ecco, sentire nel cuore quello che sente l'altro. Gesù in fondo ha fatto così, ragazzi. Lui era in cielo, l'ha tranquillo, beato, in paradiso. Chi gliel'ha fatto fare di venire qua sulla terra a morire sulla croce? Eppure così ha provato quello che proviamo noi. Ha provato la fame, ha provato la povertà. Ha provato le piccole crisi di adolescente. Ricordatevi che Gesù è stato un ragazzo come voi, si è innamorato come voi. Perché? Perché lui voleva vivere quello che vivete voi. Ecco, questa è l'empatia verso il Signore.
Allora, abbiamo detto, il primo punto, ama per primo. Il secondo punto, cerca quello che unisce con l'altro. Il terzo punto è empatia, cioè metterti nel panno dell'altro, cercare di capire l'altro, di sentire dentro quello che sente l'altro. Poi siamo al quarto. Volete scrivere? Far conoscere le cose belle. Sempre sui giornali o su internet, se c'è una brutta notizia, scusate, se c'è una mamma che abbandona suo figlio, va subito a finire sui giornali, vero? E le altre miliardi di mamme che non lo abbandoneranno mai e che faranno di tutto, anzi che danno addirittura la vita per il proprio figlio, finiscono sui giornali? Ma sono più importanti quelle miliardi di donne o quella lì? Vedete, nel mondo si sottolinea sempre le cose brutte, il negativo. E il bene? No, ma non è importante, tanto è normale. Ecco. Invece, quando trovate una cosa bella, dite bravo, che bello che hai fatto questa cosa. E poi fatela conoscere a tutti. Ma lo sapete che a Torino c'è una realtà che si chiama il Serming, che aiuta i poveri, fa delle cose belle. C'è un'altra realtà che si chiama il Cottolengo, che anche aiuta i poveri. C'è delle realtà bellissime, il Gruppo Bene, però se il Gruppo Bene cosa fa? Ma solo a Torino ci sono delle realtà che vengono da tutto il mondo per vederle, di solidarietà, di amore. Ecco, quando scopri una cosa bella, dilla a tutti, raccontala a tutti, cioè aiuta il bene, aiuta quelli che fanno il bene, ok? Incoraggiali e farlo sapere agli altri, perché poi c'è la forza di sentire solo brutto, noi pensiamo che è normale odiarsi, che è normale essere egoisti, che è normale disinteressarsi. No, no, non è normale. Guarda che ci sono degli amici che tutte le settimane vanno a cercare quelli che dormono per strada e li prendono, li portano al caldo e gli portano un panino e parlano con loro. Ci sono persone che fanno tutte le settimane questo. Ci sono persone che vanno a trovare le ragazze che sono schiave sulla strada. Sapete ragazze, ci sono delle ragazze poco più grandi di voi, minorenni, che sono costrette a essere schiave sulle strade, tra l'indifferenza di tutti, e questi vanno a liberarli. C'è tanto bene, c'è tanto bene. Ok? Quindi il quarto punto è far conoscere le cose belle. E l'ultimo, pregare per l'unità. Ripetiamo, pregare per l'unità. Ecco, è importante quando c'è una disunità, pregate. Gesù ha pregato. Molte volte vedrete che la forza della preghiera vi darà il suggerimento che cosa fare tu. Non andare tu a risolvere con la tua testa, con le tue forze. Prima prega Gesù, poi avrai la forza di Gesù. E a forza di pregare, anche i miracoli più grandi accadono. Avete sentito Valdo? Addirittura le guarigioni fisiche. Ma il miracolo più grande non sono le guarigioni fisiche. Il miracolo più grande è quando due persone che si odiavano si riconciliano. Il miracolo più grande è il perdono. Il miracolo più grande è l'unità. La ripetiamo, i cinque punti. Essere il primo ad amare. Essere il primo ad amare. E perché mi sono dimenticato? Sì, giusto. Trovare quello che unisce. Trovare quello che unisce. Empatia. Empatia. Poi c'è il quarto. Far conoscere le cose belle. Far conoscere le cose belle, pregare per l'unità, pregare per l'unità. Ricordatevi che oggi avete detto sì al sogno di Gesù. È come la messa di ieri, eravate stanchi, ma avete fatto una cosa meravigliosa. Questo sì, anche se siete un po' fusi dopo giochi d'acqua, può essere un sì per sempre. Ora trovatevi nei gruppi e parlare. Ho detto sì solo per calzare le mani tutti gli altri o ci credo veramente? Di questi punti che ha spiegato Romano, qual è il mio colpito di più? Come possiamo viverla? Ecco, aiutatevi nei gruppi a mettere
pratica questo sogno. E allora io mi aspetto dei miracoli che Gesù farà attraverso di voi. Grazie.